Il tuo sito web è sicuro? Lo scopriamo dopo la sigla. Questo video sarà molto pratico, perciò mettiti a sedere. Questo sistema ti aiuterà a scoprire tutte le falle di sicurezza del tuo sito web. Perciò bando alle ciance e passiamo subito all'azione. What exactly are you doing? I'm hacking the FBI. Allora, in questo brevissimo video tutorial andremo ad utilizzare WPScan, ovvero un programma semplicissimo per fare delle scansioni su WordPress. WPScan è stato realizzato dall'azienda Sucuri, che si occupa di sicurezza su WordPress. Io utilizzo WPScan sulla mia distribuzione di Kali Linux, che lo installa come pacchetto di default, se no potete andare sul sito wpscan.org e installarlo tramite questa procedura, molto molto semplice. Allora, WPScan funziona in maniera molto semplice. Per poterlo utilizzare ci basta un terminale. Ok, ci basta aprire il nostro terminale. Per controllare che sia installato correttamente andiamo ad dare questo comando, quindi wpscan-help-h, quindi sarebbe per meno help, e possiamo vedere che è installato con questa versione. Allora, WPScan cosa fa? Molto semplicemente, se io vado a dargli in pasto una URL, quindi con il comando wpscan-url oppure -u abbreviato, lui molto semplicemente mi va a scansionare un sito web in WordPress e mi va a dare tutta una lista completa di informazioni, come ad esempio su quale server è stato installato il sito, se è presente un file robots, se c'è una sitemap, la versione del PHP, insomma tutta una serie di informazioni che per un eventuale attacco hacker, quindi per un malintenzionato, può utilizzare per sfruttare delle falle di sicurezza. Nel nostro caso, e questo ci tengo a dirlo, WPScan viene utilizzato esclusivamente e solo, okay, solo per in ottica di mettere in sicurezza il sito internet. Cioè, questo che sia ovvio, che non mi venga in mente di utilizzare WPScan comunque per provare a tentare di hackerare un vostro competitor o quant'altro, perché chiaramente non sarebbe etico né professionale, ok? Utilizziamolo solo nell'ottica di andare a migliorare la sicurezza del nostro sito internet, ok? Allora, per farvi vedere come funziona, ho installato in locale con Xamp un sito web in WordPress, una versione di WordPress, un template dei contenuti all'interno con dei plugin. Andremo proprio a fare delle scansioni su questa versione qua. Chiaramente, che sia locale o su un server remoto, la cosa non varia. Molto semplicemente, per fare una scansione io faccio wpscan-url, quindi -url http://, quindi localhost/vincini, ok? In questo modo lui adesso andrà a fare una scansione completa di tutte le informazioni relative all'installazione di WordPress, quindi quale versione è stata installata, i temi, i plugin, la versione del PHP, insomma tutta una serie di informazioni che poi sono abbastanza utili. Chiaramente lui mi va a indicare anche se ci sono delle problematiche, quindi ad esempio dei plugin non aggiornati, dei temi non aggiornati. Se comunque lui riscontra, grazie al suo database che viene comunque tenuto aggiornato grazie alla community, se ci sono dei bug su delle versioni di plugin che sono installate, come ad esempio lo vediamo qui, su questo sito è installata la versione 5.03 di Contact Form 7, e lui mi va comunque a segnalare che ci sono state, vedi, delle vulnerabilità, e quindi mi va a dare anche il link dove io posso andare a approfondire e magari andare a aggiornare il plugin. Posso fare anche delle scansioni specifiche, come ad esempio, non lo so, voglio andare a sapere qual è la lista degli utenti registrati sul sito. Posso fare con quel comando quindi -enumerate u, quindi se... Ok, perfetto, mi va a dare la lista, eccolo qui, mi va proprio a scansionare se ci sono degli utenti registrati. A quel punto, ecco, utenti D1, che solitamente corrisponde all'admin. In questo caso abbiamo un utente che ho creato io per fare delle prove, perché adesso vi farò vedere. E io con questi dati posso provare a tentare, perché WPScan me lo permette di fare
un brute force login. Allora, molto semplicemente, se io vado sul mio Safari o comunque Firefox o su internet, posso andare a scaricare dei file txt dove all'interno sono contenute una serie di password, quindi in questo caso ci sono 10 milioni di password. Sono liste di password usate comunemente, quindi raccolte in generale da statistiche e quant'altro. E quindi io posso provare, ad esempio, vi faccio vedere il comando, è molto semplice. Con questo comando, quindi scaricandomi un file txt con tutta una serie di password, ve lo faccio vedere, è molto semplice. Quindi è un file txt con delle password scritte, quindi una sotto l'altra, quindi queste sono password generiche, ok? Posso dargli in pasto al VPScan queste password e provare a fare un tentativo di brute force sull'utente admin, ok? Quindi andiamo a tentare. Io chiaramente appositamente ho creato un utente admin con una password semplice, ok? Perfetto. Lui chiaramente mi rifà la scansione completa, ma questo lo fa sempre. Ecco, adesso lui parte con il brute force, ok? Quindi admin sta andando a, vedi, a leggere le varie righe, a fare una prova. Ok, attendiamo un attimino, siamo a 30. Chiaramente lui potrebbe andare avanti fino a 10 milioni di password. Ecco, lui adesso me l'ha trovata, quindi la password è 123456 e mi va a dire, guarda, l'attacco brute force è andato a buon fine e questa è la password che io ho trovato. Se io adesso mi apro il mio sito, ok, e provo a entrare con le credenziali che lui mi ha dato, vedrete che comunque funziona, quindi che posso entrare con quello login. Ok, sono dentro, quindi a quel punto io sono dentro e posso fare quello che voglio. Vorrei citarvi queste due fonti che sono molto importanti, una di sucuri.net, che è proprio l'azienda che ha sviluppato VPScan, e un altro articolo che ho trovato in rete dove si parla di reportistiche legate agli attacchi hacker su WordPress. Magari dateci un'occhiata perché è molto importante, perché qui vi serve anche per capire dove mettere in sicurezza il sito internet. Ad esempio, la maggior parte degli attacchi partono da delle backdoor, quindi da tutto un discorso relativo all'installazione dei plugin, di mettere in sicurezza, quindi anche tutto il discorso relativo allo spam, al phishing e quant'altro. E questo articolo molto interessante ti dà una serie di nozioni tecniche su come mettere veramente in sicurezza il sito internet, quindi parlando di vulnerabilità, parlando di brute force login, quindi come mettere in sicurezza il file wp-config e quant'altro. Spero che questo video ti sia stato utile e ci vediamo alla prossima!